avventura che coinvolge tanti amici e evidentemente la partecipazione che c'è qui nel centro di Genova per questo momento denota quanta attesa ci sia per la programmazione delle prossime settimane, dei prossimi mesi di Telenord. Un grazie speciale dunque a voi di Telenord, Massimiliano Monti. Grazie. Intanto non abbiamo ancora detto per coloro che guardano da casa dove siamo. Siamo in una splendida cornice qui di Palazzo Pallavicino Interiano, siamo nel cuore di Genova e anche quest'estate siamo stati ospiti del nostro prodotto nuovo Incontri a Palazzo, quindi diciamo quale modo migliore per onorare questa presenza in questo giardino stupendo. Palinsesto 2024-2025 di Telenord, cosa aspettarsi da questa stagione televisiva? Allora, questa stagione televisiva inizia dal 2023. Faccio una breve cronostoria. Finalmente a maggio 2023 le frequenze siamo passati con 104 postazioni a copertura di tutto il nostro territorio regionale e di lì è ripartita la voglia di lanciare, diciamo, la nostra emittente con un nuovo palinsesto e di scegliere quello che di meglio c'era sul nostro mercato, diciamo, regionale. Da 14 anni portiamo avanti su tutte le televisioni italiane private, abbiamo deciso di fare questa nuova esperienza del forum a Rapallo. Abbiamo iniziato nel 23 il forum sia sui trasporti, la logistica, i porti italiani e anche sulla sanità. Il 24 è stato, diciamo, chiaramente abbiamo scelto quella direzione, siamo passati da 2 eventi nazionali a 6, abbiamo prossimamente, lanciamo a 23 di ottobre, nuove energie e si terrà il primo evento a Palazzo Tursi, quindi nel centro di Genova, e poi procederemo con il premio Gianni Di Marzio per la seconda edizione a Portofino e continueremo con il successo di quest'anno che sono stati Incontri al Palazzo d'estate, siamo pronti per la nuova edizione che partirà a novembre e con il nuovo format Incontri in Liguria, sul quale, diciamo, poi lascerò la parola al nuovo direttore ovviamente. E questa è una delle prime novità che ascolteremo nei prossimi minuti, alcune novità saranno note già in questa sede, altre nei prossimi giorni in onda sul canale 11 in streaming a telenord.it. Abbiamo anche scelto più o meno lo stesso vestito. Cioè arriverò mai stiamo nello stesso luogo. Beh, grazie a tutti di essere questa mattina, ci tenevo tanto che ci foste, che ci fossero tanti amici con cui ho condiviso un percorso giornalistico che è andato avanti ovviamente per tanti anni. Non se lo ricordava nemmeno Massimiliano Monti, ma per me questo è il terzo ritorno a Telenord, perché sono già stato qui nel 2005, avevo 27 anni, ero un giovane, diciamo, volenteroso che cercava di fare la carriera, poi sono tornato nel 2014 e sono tornato nel 2024. Oggi più in forma di ieri. Oggi più in forma di ieri, con diversi capelli bianchi in più. Con... Sì, cioè è importante che ci sia un consiglio regionale di persone che hanno a cuore la città, le città e la regione soprattutto, e che abbiano a cuore il futuro, perché noi vogliamo... Transport tutte le settimane dove si parla di questi temi che sono importanti, i trasporti, la logistica, i porti per il nostro territorio, la Liguria, ma per l'Italia in generale. Noi li raccontiamo con grande impegno tutte le settimane in questa puntata di 18 minuti circa in cui raccogliamo testimonianze. A livello nazionale con le produzioni che ogni volta il nostro editore decide di realizzare, quindi anche con tutte le sue idee e l'inventiva. Telenord è un efficace anche mediatore tra le istituzioni e il pubblico, quindi siamo veramente già sul territorio. Nostro lavoro. Raffaella, è meglio Salerno o è meglio Genova? Assolutamente sono entrambe città di mare. Che forse vi siete accorti perché ho fatto questa domanda, l'avete capito, diciamo.